credenti infedeli, possiamo soprannominarla così. Sì, assolutamente. Questa è un'operazione che nasce dalla denuncia della Powertrain Industrial appunto al commissariato di zona relativamente a un ammanco di iniettori per un valore aziendale di oltre 100.000 euro. Da quella segnalazione scattano le indagini della Polizia di Stato, del commissariato di zona e della sezione di Polizia Giudiziaria, aliquota Polizia di Stato della Procura della Repubblica, che si è appunto conclusa in questi giorni. Sostanzialmente avete individuato due dipendenti che portavano via questi iniettori. Abbiamo individuato tre dipendenti che in flagranza portavano al di fuori della ditta del materiale appartenente all'azienda. Uno di questi è stato arrestato in flagranza anche perché trovato in possesso di un ingente quantitativo di stupefacente che occultava all'interno dello stabilimento e presso la sua abitazione. Sono le accuse adesso che sono state rivolte alle persone? Le accuse sono state quelle sostanzialmente di furto di materiale aziendale, furto aggravato. E in più questo dipendente che è stato poi arrestato appunto in flagranza di reato, anche detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Siete riusciti a capire come portava fuori dall'azienda il materiale che portava via? Il materiale veniva appunto occultato sulla persona all'interno di zainetti, marsupi, e che il dipendente appunto indossava sotto i propri capi di abbigliamento. E c'è in realtà un controllo all'uscita della ditta e spesso loro lo eludevano con una manovra, insomma, perché questo è un controllo a campione, si chiama appunto in gergo imparziale. Questi spesso eludevano questo controllo non toccando, non pigiando il tasto.